categoria imprese, categoria innovazione. Il premio è Eccellenza dell'anno, innovazione e digitalizzazione, soluzioni per il packaging. Andiamo a leggere subito la motivazione di questo premio. Per operare da oltre 40 anni nella produzione di macchine e soluzioni per il packaging, affermandosi anche a livello mondiale per la trasformazione digitale e il percorso verso soluzioni sostenibili che la realtà sta affrontando in maniera strategica e vincente, grazie alla profonda competenza del management, in particolare di Davide Sartini, direttore del marketing, e the winner is Unifil. E con noi, l'abbiamo già nominato nella motivazione, Davide Sartini, direttore marketing, ben trovato, grazie per essere qui. Buongiorno. Ben trovato, complimenti intanto per questo riconoscimento, le chiedo subito un commento a caldo. Beh, innanzitutto grazie, ci tengo a ringraziare tutta la mia squadra e Unifil, che ha investito profondamente con grande lungimiranza in innovazione, perché questo risultato è stato grazie ad un intenso lavoro e lungo lavoro di squadra. Io mi sento un po' come il giocatore che ha portato la palla in rete grazie proprio alla squadra. Siamo tutti orgogliosi, vi ringraziamo e grazie anche a voi per questo riconoscimento. Adesso le lascio anche naturalmente dire di più rispetto proprio alla vostra mission, alla vostra realtà, perché è importante, visto che abbiamo evidenziato e stiamo evidenziando le eccellenze e di conseguenza questi riconoscimenti, però lei, mi permetta solo di dire, che ha usato una parola chiave, cioè quello del team, della sinergia, ancor più insomma, fondamentale in questo momento. A lei. Sì, esattamente. Allora, l'innovazione è sempre stata per me, per la mia squadra, un elemento di importanza cruciale, sia nella vita che nel lavoro. Innovazione però è anche una bella parola, tuttavia trasformare questa parola in azioni, in atteggiamenti concreti non è facile. Io credo che però sia diritto e dovere di un manager tentare, nonostante le difficoltà del momento. Per noi, per Unifil, innovazione e sostenibilità sono due pilastri portanti della nostra strategia. Oggi più che mai siamo consapevoli che siamo di fronte ad un tornante della storia dove le due grandi sfide del nostro tempo, una legata appunto all'innovazione, al digitale, e la seconda alla trasformazione green, sono ormai realtà sodate. A mio avviso, a nostro avviso, questi temi però non sono né astratti e né passeggeri, al contrario. Riteniamo che siano modelli di business reali e concreti per poter vivere, lavorare meglio, il tutto in armonia con l'ambiente e in relazione anche alle future dinamiche del mondo del lavoro e di come si sta trasformando il mondo del packaging. Dico questo perché lo abbiamo visto e vissuto quest'anno, dove a causa della pandemia ci sono stati dei processi di accelerazione digitale di molte imprese, processo da noi avviato già da diverso tempo, e ci ha permesso di arrivare più preparati ed affrontare meglio questo improvviso shock socio-economico dovuto alla pandemia. Per esempio, attività anche più semplici, come attivare rapidamente lo smart working, garantendo sicurezza e un po' di serenità ai nostri collaboratori, fino a servizi più sofisticati, come l'Unifil Digital Task, che è un servizio di ecosistemi, un ecosistema di servizi digitali, tra cui all'interno un servizio per il rilascio dei certificati al nostro network che sfrutta la tecnologia blockchain, veramente unico nel suo genere. Poi altri esempi come il collaudo delle macchine o l'assistenza dei clienti da remoto sfruttando la realtà aumentata. E questi sono solamente alcuni esempi del nostro ecosistema digitale. A mio avviso, tuttavia, per affrontare con serietà un processo di innovazione sono necessari alcuni elementi fondamentali, tra cui la competenza, una predisposizione al cambiamento molto alta, curiosità, voglia di esplorare e sperimentare continuamente. Il tutto condito, tuttavia, da una sana e buona dose di umiltà, perché dobbiamo sempre ricordare a noi stessi il ruolo e il valore che abbiamo all'interno di un'economia molto complessa, molto vasta, che ormai attraversa catene del valore veramente globali e interconnesse. Mi piace citare lo scrittore Steven Pressfield, che dice che il finto innovatore è spavaldo, quello vero invece è spaventato da morire. Ecco, io mi riconosco un po' in questa citazione, perché quando si parla di innovazione credo che sia sempre meglio tenere un profilo molto misurato, molto modesto, soprattutto anche proporzionato alla propria realtà e al settore di appartenenza. E anche per questo devo ringraziare Unifil e la mia squadra, perché mi hanno permesso di lavorare in tal senso, cosa non scontata.
purtroppo siamo in un paese dove c'è molta arretratezza digitale. Vorrei ricordare che in base al Digital Economy and Society, il cosiddetto indice DESI, l'Italia purtroppo è al quart'ultimo posto per performance digitale in Europa. Solo Grecia, Romania e Bulgaria fanno peggio di noi. Unifil ha scommesso sull'innovazione e i risultati li raccogliamo tutti i giorni. Abbiamo e stiamo purtroppo vivendo dubbi e paure dovute a questa pandemia, ma ci siamo uniti rispettando i nostri tempi e i nostri spazi. E grazie alla preparazione dei miei collaboratori, che appunto non smetterò mai di ringraziare abbastanza, siamo riusciti ad affrontare questa emergenza, stiamo affrontando questa emergenza uniti e allo stesso tempo però riusciamo a implementare servizi innovativi. Purtroppo le circostanze attuali, la cronaca quotidiana ci mostra come la strada è ancora molto lunga e i prossimi mesi saranno lunghi e duri, ma credo che con la giusta motivazione, un chiaro piano strategico, strumenti adeguati e soprattutto rispettando e valorizzando i nostri collaboratori, che ritengo il vero capitale, cioè il vero motore di sviluppo di ogni impresa, credo e vorrei sperare che si possa lavorare meglio. Il tutto in sicurezza, in serenità, per sviluppare ancora i numerosi progetti che abbiamo in mente per arrivare poi più forti al post pandemia. Insomma, non fermarsi mai e, come ha detto lei, e poi la saluto, insomma, mantenere sempre il livello di guardia alto. Questo significa avere adrenalina, no? Perché poi se si è troppo spavaldi e si lascia correre qualcosa, vuol dire che forse quella cosa lì non ci interessa più di tanto. Insomma, l'ho detto in modo molto semplice, però credo che possa racchiudere bene tutti i significati che lei ha messo nelle sue parole. Quindi a nome mio, a nome di Le Fonti, insomma, complimenti ancora per questo riconoscimento a lei e al suo team. Grazie a voi, grazie davvero. Grazie, grazie a Davide Sartini, grazie, complimenti.